Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un video che mi è stato richiesto molto in privato, soprattutto su Facebook, ovvero quello di esprimere un parere su Icardi. Allora, visto che io questa carta non l'ho sbloccata, adesso andrò ad analizzare insieme a voi le sue caratteristiche e vedere un po' cosa può essere un pro e cosa un contro, ovviamente guardando anche un po' il lato competitivo, ma vorrei anche metterci un po' del lato del divertimento, quindi la maggior parte di voi in questo momento del gioco gioca soltanto per divertirsi, quindi facciamo delle valutazioni un po' sia per il competitivo che non, quindi facciamo diverse osservazioni per i diversi punti di vista. Allora andiamo ad analizzare questa carta. Abbiamo Mauro Icardi, 1,81 m, quindi buona altezza. Work rate normale basso, qui diciamo che io sono un po' titubante perché mi piacciono gli attaccanti che hanno work rate alto, perché tendono a inserirsi anche da soli, a fare molti inserimenti, quindi è molto buono, però diciamo che possiamo ovviare a questo utilizzando anche l'inserimento manuale. Poi abbiamo mossa abilità 3 e piede debole 4. Qui potrebbe esserci il primo contro, ovvero le mossa abilità, perché quest'anno voi sapete che in meta c'è avere almeno 4 skill e il 5 debole, che è fondamentale per la prima punta. Qui abbiamo sia una mancanza nelle skill che una mancanza nel piede debole, però adesso facciamo il ragionamento verso il lato del divertimento del gioco. Diciamo che in VL e Rivals questo giocatore è utilizzabile, va bene? Però quando poi ci sarà il gameplay marcio, voi noterete tutto ciò che ha di contro questa carta, nel senso che il 4 piede debole quando il gameplay è marcio vi diventerà un 3 o un 2, quindi non segnerà col sinistro spesso e volentieri. E fidatevi, ve lo dico io che ero un grandissimo e sono ancora un grandissimo fan di CR7 e molte volte in VL l'ho utilizzato tantissimo. Altre volte sui gameplay marci, quindi gameplay lenti, molto ragionati, con i server che non vanno, quel 4 piede debole di CR7 veramente ragazzi diventava un 2 perché di sinistro non segnava mai. Quindi questo può essere un contro. Però per quanto riguarda le mossa abilità possiamo anche farne a meno, perché tanto la punta deve soltanto prendere la palla e girarsi. Però dobbiamo sapere che non possiamo fare determinati movimenti o determinate skill che possiamo fare con un 4, con un 4 skill. Quindi anche una semplice finta da fermo, una finta di tiro che va verso l'area di rigore, non ve la fa portandosi la palla con la suola, ma ve la fa praticamente tagliando tra le gambe del difensore, quindi molte volte potete perdere palla. Ora, tralasciando il discorso skill e piede debole, che analizzeremo nella parte finale del video, andiamo a vedere le stats di questo giocatore e analizziamo. Allora, vediamo una velocità ottima per un attaccante, 91 di accelerazione con 1,90 di velocità scatto. Valori di tiro veramente buoni, abbiamo un 99 di posizionamento attacco con un 97 di finalizzazione, quindi questo come tira tira segna col piede suo. Un 92 di potenza tiro, tiri dalla distanza così così, tiri al volo 93, rigore 89. Quindi tiri ragazzi ci siamo. Voi immaginate una carta del genere con il work rate alto in attacco, con quel posizionamento raga, lo trovate sempre in posizioni ottime. Passaggio potrebbe essere un contro perché molte volte la punta deve anche scaricare quando è coperta, però abbiamo un 84 di passaggio corto che può ovviare perché tanto i passaggi in aria sono molto corti, non ci sono i passaggi lunghi, quindi va bene, possiamo accettarlo con un 74 di visione. Arriviamo al dribbling. Parlando del meta di quest'anno, tutti teniamo presente che il meta attuale di quest'anno è un attaccante non troppo grosso fisicamente, molto agile e che si sappia muovere nello stretto. Qui abbiamo dal lato competitivo una mancanza. Abbiamo un'agilità alta, sì, un buon equilibrio, però ragazzi, teniamo conto che lui è alto 1,81 m. Quindi potrebbe risultare un po' macchinoso nei movimenti. Però abbiamo 97 di attività, 91 contro la palla, 85 di dribbling con una freddezza ottima, quindi va bene. Ottimo colpo di testa, ottima elevazione, buona resistenza e anche un'elevata forza. Questa forza, unita al suo 1,81 m e con quell'agilità e equilibrio, potrebbe far risultare, come ho detto prima, il giocatore abbastanza pesante. Detto ciò, nel complesso, questa carta è molto molto ottima. Stazza alla mano. Però, per quanto riguarda ragazzi, il fattore competitivo non può rendere più di tanto, perché ci sono quelle partite che purtroppo la differenza la fa un giocatore con un 5 piede debole. Vedete per esempio Son, vedete per esempio Beyeder. Sono quelle carte che
oltre le icone, vi possono fare la differenza in determinati punti del gioco, perché se arrivate per esempio davanti alla porta con un Icardi con un gameplay marcio, sappiate che può capitare che quando andate sul piede debole, uno non può segnare, due, se volete rigirarvi dovete andare incontro al fatto che è molto pesante come giocatore, ha un bellissimo body type, per me è un bel body type, però è un po' pesante e macchinoso nei movimenti. Quella è la sua pecca. Vediamo un po' le sue caratteristiche, che sono roccia, forte di testa e tiro di esterno, quindi caratteristiche molto base per un attaccante. Venendo al punto, quindi concludendo il video con questa piccola analisi, io ovviamente ripeto non l'ho provato, dalle statistiche posso dire che se volete potete provarlo perché è un ottimo attaccante, perché di pro ha la velocità, la finalizzazione con un 97, un 99 di piazzamento, un 91 di controllo palla e un 97 di forza, quindi un attaccante che lo mettete lì e lo dovete sfruttare anche per farvi scaricare palla e girarvi, oppure fate salire la squadra, passate la palla a lui, fate salire gli altri giocatori e poi girate palla. Un altro pro può essere anche il prezzo, perché non costa molto e si aggira sui 140-150k su PlayStation. Come contro abbiamo, purtroppo, ripeto, dal livello competitivo abbiamo il 3 mossa abilità, il 4 piede debole lo posso anche tenere perché tutto sommato meglio 4 che 3. Un altro pro sono i passaggi lunghi che abbiamo visto. Per il resto, ragazzi, è un'ottima carta, secondo me è un buon attaccante per divertirvi. Adesso sta a voi provarlo, anzi vi dirò, se avete provato questa carta e avete dei feedback, fatemi sapere qui sotto, non per aiutare me ma soprattutto per aiutare la community che si chiede di questa carta. Almeno voi che l'avete provata potete dare un feedback maggiore su questa carta, perché io ripeto, dal livello competitivo non è utilizzabile. A livello divertimento ed ibridabilità ci può stare, perché grazie a lui potete mettere Neymar, Mbappé, Di Maria, eccetera, eccetera. Però se mai dovessi spendere dei soldi per un attaccante, non andrei su di lui. Io che parlo dal lato competitivo. Se mi voglio divertire e mi piace Icardi come nella realtà, sono un suo fan, eccetera, eccetera, raga, fatelo e divertitevi, perché tanto il gioco è finito praticamente. Ora con l'uscita di tutti questi tots usciranno tante carte, quindi vi divertite un sacco. Però sono sicuro che la EA ci nasconde una bellissima SBC tots in futuro, e quindi voglio essere positivo che qualcosa di buono esca. Detto ciò ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste review in base alle statistiche se vi può piacere. Noi ci si becca al prossimo video, passate il link in descrizione, un saluto da Gera, ciao!